Diretta sta iniziando in diretta. Perché intanto mi sistemo il... Va bene, ci siamo? Aspetta che guardiamo un attimo. Ti vedi tu? Ti vedi Paola? Io mi vedo, sì. Tu mi senti? Allora, perché a me arriva un po' dopo il messaggio. Sì. Sei inquadrata bene, ti vedi inquadrata bene Paola? Sono bella, sufficiente? Sei sempre stupenda. Bellissima. Ogni anno di più, diciamo così. Va bene. Esatto. Ok. Ok, vai pure Paola, aspetta posso... che non vedo, non ti vedo, ho solo un po' di testa. Non... Ok, inquadrati bene, che si veda bene il io viso. Io mi vedo dalle tette in su, okay, diciamo okay. Così. Inizia pure Paola. Comincio? Buona live. Ah, ci arrivano delle iscritte. Buongiorno, buon pomeriggio. Bene, bene. Allora, grazie, grazie Enrico della connessione. Ciao, cari amici, ciao. Ciao Enrico, grazie. Tu vigila, grazie della connessione, ben trovati per questa ultima puntata sugli iniziati prima della chiusura estiva. Poi ci ritroveremo a fine agosto, i primi di settembre, per continuare il discorso. Abbiamo parlato di vari personaggi che abbiamo considerato iniziati e questa volta parliamo di Rudolf Steiner, che so essere molto amato e ancora molto letto e ricercato. Anche a me piace molto di Rudolf Steiner, mi sono occupata abbastanza, gli ho dedicato un capitolo di questo mio libro che si chiama, che vi ho mostrato altre volte, che si chiama I grandi iniziati del nostro tempo, dell'edizione Mediterranea, dove ci sono tutti questi ritratti, e poi ho anche tradotto un suo libro che si chiama Iniziazione ai mondi superiori, che è un libro particolare di cui poi parleremo, uno dei suoi libri più interessanti e innovativi. E nella una delle puntate precedenti abbiamo parlato di Madame Blavatsky, Elena Petrovna Blavatsky, fondatrice del movimento teosofico, ed è bene collegarsi con lei parlando di Steiner, perché la filosofia di Steiner, l'attività di Steiner, è molto legata alla teosofia, almeno per una parte della sua attività. Poi lui seguì vie proprie, perché naturalmente quando uno è molto grande, ricco interiormente e con molte cose da dire, non può rimanere sempre nella scia di qualcun altro. Però il contatto con la teosofia per lui è stato molto importante e ci sono rimasti sempre grandi collegamenti che vedremo molto facilmente. Allora, Rudolf Steiner è un personaggio emblematico, particolarissimo, nel senso che, dicendo in termini generali, è stato uno scienziato, perché ha studiato, non si è laureato in scienze, però ha fatto molti studi universitari a livello scientifico, di chimica, di fisica, di geometria, eccetera, e poi in seguito si è laureato anche in filosofia. E poi aveva una veggenza naturale, spontanea, che gli faceva vedere, diciamo, tra virgolette, le cose che lui poi controllava con la sua preparazione tecnico-scientifica. Infatti il ricordo di Steiner oggi è legato prevalentemente a fatti molto tecnici e concreti, per esempio la medicina steineriana, la pedagogia steineriana, l'agricoltura steineriana e così via. Quindi cose molto molto concrete che vengono portate avanti da medici, da agricoltori, da pedagogisti, da insegnanti e così via. Vedremo anche tutto questo. Prima qualcosa della vita di questo insolito e straordinario personaggio. Lui è nato nella Bassa Austria, che allora faceva parte dell'impero austro-ungarico, oggi sarebbe Austria, e nacque da una famiglia semplice di origine contadina. Il papà era telegrafista delle ferrovie della Bassa Austria e come telegrafista aveva naturalmente una preparazione tecnico-scientifica che trasmise al figlio, perché il ragazzino si sa che andava spessissimo nella piccola stazione dove lavorava il padre e a seguire questo lavoro che lui faceva. E per tutta la vita mantenne questo interesse. Fin da piccolo si manifestarono anche le sue doti di veggenza e anche la comprensione del fatto che queste doti di veggenza non potevano essere rivelate a tutti, erano difficili da raccontare. Lui, per esempio, riusciva a vedere l'entità dei trapassati. La prima volta si è raccontato lui stesso nella sua autobiografia che vide, mentre era nella sala d'aspetto della ferrovia aspettando che il papà finisse il lavoro per andare a casa, vide questa zia defunta da qualche tempo che gli si avvicinava e gli diceva delle cose. E lui fu
quella fu, non, forse si spaventò, lui non lo racconta questo, però l'accolse con facilità perché sentiva che era forse la sua missione e capì anche che non era il caso di raccontarne tanto, di parlarne molto di queste cose. Di queste cose si può parlare con chi ti può capire, ma non con tutti. E quindi lui questa è una lezione che imparò molto rapidamente. Lui viveva in questo piccolo paese, dove fu naturalmente mandato a scuola, però la sua formazione è in gran parte, almeno prima dell'università, in gran parte di autodidatta, nel senso che nella scuola elementare che c'era all'epoca, in un'unica classe il maestro impartiva lezioni ai bambini dalla prima alla quinta elementare, quindi il rendimento non poteva essere un granché. Lui provvide però da solo, perché con l'aiuto di maestri, di insegnanti, non della scuola, ma insomma, che lo aiutarono, e imparò un sacco di cose. Per esempio, il parroco gli insegnò un po' di musica, il suo insegnante gli fece una lezione di astronomia, lo appassionò alla volta celeste, e un altro insegnante ancora, non della sua scuola, gli fece lezioni su, gli fece conoscere i grandi letterati di tutte le tradizioni letterarie e così via. E poi lui da solo, dopo frequentò ancora una scuola tecnica prima di andare all'università, da solo studiò il greco e il latino, perché intendeva colmare le lacune della scuola tecnica con una preparazione di tipo classico. Quindi da solo studiò il greco e il latino e fin da ragazzino, pensate che tipo di ragazzino doveva essere, si studiò da solo la critica della ragion pura di Kant e la sottolineò tutta se la studiò, quindi è stato un personaggio veramente come minimo molto insolito. Finiti gli studi delle medie, dei superiori e inferiori, si iscrisse a Vienna all'università. E alla facoltà, una facoltà scientifica che allora comprendeva fisica e chimica e matematica. E, come dicevo prima, non arrivò alla laurea perché sopravvennero tanti altri impegni che lo impedirono, si laureò poi in filosofia successivamente. Però seguì per diversi anni questo insegnamento e quindi aveva una preparazione scientifica buona, notevole. Nel treno, lui tutti i giorni dal suo paesino andava a Vienna all'università, in treno conobbe un personaggio insolito che si chiamava Koguski, il quale era un contadino che lui disse di grande iniziazione, di grande preparazione interiore, che era un raccoglitore di erbe medicinali, raccoglieva le erbe medicinali e le andava via nei boschi e andava a Vienna a venderle ai farmacisti. Allora si faceva così. Siamo nell'Ottocento ancora, siamo verso la metà dell'Ottocento. E questo signore che lui incontrava sempre in treno tutti i giorni, dunque diciamo che Steiner non fu mai molto, non è mai stato molto prodigo di notizie su quello che riguarda la sua formazione, però di questo raccoglitore di erbe, di questo contadino saggio, lui dice che fu quello col quale per la prima volta poté parlare di cose spirituali. Però disse anche in seguito, in una lettera che si è conservata, che non fu lui il suo maestro. Il suo maestro è un altro di cui non sappiamo niente, e questo contadino saggio era l'inviato di questo maestro. Quindi lui ci fece capire che questo signore che incontrava in treno fu quello che gli diede la prima spinta a confrontarsi su temi spirituali, però il suo vero maestro è stato un altro di cui non sappiamo niente. Potete credere che i biografi si sono sbizzarriti in tutti i modi alla ricerca di questo maestro. Di Steiner si sono conservate tante cose, anche un'autobiografia che si ferma però non fino alla morte, ma si ferma, arriva fino al 1907, quando lui aveva 50 anni più o meno, così. Però insomma lui parla molto della sua infanzia, della sua formazione, ma di questo maestro non dice niente se non che ha conosciuto prima questo inviato. Quindi lui frequenta l'università, a queste materie scientifiche, però frequenta molto anche le lezioni di letteratura tedesca del professor Schroeder, si chiamava questo professore, che era un grande oratore, un grande letterato. Lui frequentava molto queste lezioni perché la sua vera passione era poi la scrittura, la letteratura. E quindi con molto profitto segue queste lezioni, si fa stimare dal professore, il quale poi, siccome lui non aveva molto denaro, aveva bisogno di guadagnare, lo raccomanda come precettore a una famiglia, alla famiglia di un medico che aveva quattro figli. Lui doveva dare lezioni a questi quattro figli, lui era ancora all'università, era ancora molto giovane, per aiutare questi ragazzi a superare le scuole.
Uno di questi era un ragazzo un po' ritardato, era idrocefalo, un po' ritardato mentalmente. E lì intuitivamente Rudolf Steiner mise a punto il suo sistema pedagogico. Lui con metodi suoi particolari e anche con la sua presenza, perché lui era un sensitivo, un veggente, un guaritore istintivo, naturale, lo guarì completamente appunto da portarlo a frequentare l'università e a laurearsi in medicina. Quindi lui fece presso questa famiglia, quando lui era ancora studente, le prime esperienze pedagogiche, che poi furono molto importanti, che ancora oggi si parla, sono le scuole stanieriane che vengono frequentate e riscuotono molta attenzione. Il rapporto con il professor Schröer rivalse anche un incarico importante, cioè un invito a occuparsi della pubblicazione di alcune opere scientifiche di Goethe. Johann Wolfgang Goethe è stato il massimo poeta tedesco, Steiner era un grande ammiratore. E tutti sappiamo, e chi non lo sa lo imparerà adesso, che Goethe, oltre ad essere un grande poeta, saggista, romanziere, eccetera, è stato anche uno scienziato. Era uno scienziato a 360 gradi, perché si occupava di tutto, di biologia, di chimica, di geologia, di astronomia, di evoluzionismo. Quindi lui scrisse vari saggi che sono stati pubblicati. Il più famoso è La teoria dei colori, che ancora oggi viene letto e commentato, e Steiner, Goethe era morto già diversi anni, era morto nel 1832, quindi sono passati diversi anni, però le sue opere scientifiche sono state le ultime a ricevere attenzione, a ricevere pubblicazioni, annotazioni e così via. E Steiner fu invitato a un compito importante, perché Goethe, ripeto, è il massimo poeta tedesco, a occuparsi della pubblicazione delle note di due opere importanti che sono La teoria dei colori e La metamorfosi delle piante. Due opere importantissime di Goethe, e lui le ha sistemate, ha fatto il lavoro redazionale e le ha corredate di note che sono ritenute ancora oggi esemplari per la profondità, l'acutezza, la cultura, l'informazione e così via. Goethe, da questo punto di vista, era considerato da Steiner, poi non solo da lui, un precursore, diciamo, un continuatore delle teorie evoluzionistiche e qualcuno che ha completato le teorie evoluzionistiche di Darwin, nel senso che a Goethe una visione spirituale dell'evoluzione, cioè, e Steiner era perfettamente d'accordo su questo, cioè afferma Goethe che l'evoluzione parte, come tutti sappiamo, parte dal mondo vegetale, dal mondo minerale, dal mondo vegetale, poi dal mondo animale, e l'uomo è ritenuto degno di accogliere l'anima, quindi una visione spiritualista, che quindi va oltre il discorso di Darwin in senso appunto spirituale, in senso spiritualista. Quindi Steiner naturalmente era molto d'accordo su questo e quindi si occupò molto volentieri di queste cose. Fece questo lavoro benissimo, sempre rimanendo a vivere a Vienna, nella città dove abitava, talché gli si meritò una nomina importante che lo fece vivere a Weimar per 7 anni, per la pubblicazione completa di tutte le opere di Goethe. Una famosissima edizione che Goethe ha vissuto 83 anni, ha scritto moltissimo, quindi opere di tutti i tipi. Fu fatta a un certo punto in questi anni una edizione speciale di tutte le sue opere, quindi ben presentate, annotate, introdotte, eccetera, eccetera. E Steiner fu invitato a vivere a Vienna per occuparsi dell'ascito di Goethe e di tutte le opere scientifiche di Goethe, che non sono solo quelle che io ho citato, ma sono molte altre, che non erano mai state prese in considerazione, alcune erano ancora sotto forma di manoscritto. Quindi Steiner va a Weimar, che Weimar è una cittadina in Sassonia, Goethe era nato a Francoforte, ma era vissuto quasi 60 anni della sua vita a Weimar. Weimar era un ducato, il duca di Weimar l'aveva accolto, invitato e accolto, l'aveva trattenuto con incarichi importanti presso di sé fino a che lui non è morto, 83 anni, e lì Goethe si era occupato un po' di tutto. Lì c'è il lascito di Goethe, c'è l'archivio Goethe, come c'è quello di Schiller, e quindi era lì che bisognava indagare e studiare. Quindi Steiner va a Weimar e rimane 7 anni. 7 anni molto formativi per lui, era molto giovane, andò che non aveva ancora 30 anni, quando viene via dopo 7 anni ne ha 36. Molto formativa per lui perché lui lavorò insieme a un manipolo di letterati, di studiosi, di scienziati, i migliori della Germania, quindi furono anni altamente formativi. In questi anni Steiner si sposa anche, contrae il suo primo matrimonio, con una vedova che era un po' più grande di lui, con 5 figli, e
presso la quale lui aveva trovato alloggio nel periodo in cui stava a Weimar. Quindi lui vive questi 7 anni a Weimar e, completato il lavoro, e torna, decide a un certo punto che il lavoro è finito, oppure chiaramente è finito, e quindi lui viene congedato, e allora si trasferisce a Berlino. Berlino, che era la città all'epoca certamente più famosa, più colta, più piena di fermenti, piena di spunti letterari, e assolutamente in tutta la Germania. E lui in questo periodo si dedica all'attività editoriale e all'attività di conferenziere. Steiner è stato grandissimo come conferenziere. Ha scritto come libri soltanto 3 o 4. Gli altri libri che ci sono suoi, che sono tanti, sono raccolte di conferenze che venivano stenografate. All'epoca naturalmente non si registravano, venivano stenografate e poi battute a macchina e poi pubblicate. Quindi la maggioranza dei libri sono di questo tipo. A Berlino, quindi, lui si dedica a questa attività e viene in contatto con i teosofi. Ne ho parlato all'inizio dell'importanza dell'incontro con i teosofi. I teosofi, secondo Steiner, è giusto riconoscerlo, dice Steiner, sono stati gli unici presso i quali lui ha potuto parlare liberamente delle sue visioni spirituali. E se trovo, vi leggo anche una frase, ecco, con lui, e lui trovò presso di loro quella comprensione per le sue visioni spirituali che non aveva trovato da nessun'altra parte. Ha scritto infatti nel suo libro autobiografico: l'essermi potuto finalmente esprimere in termini convenienti al mondo spirituale, mentre fino a quel momento ero stato costretto a non lasciar trasparire nelle mie esposizioni se non un riflesso di quel mondo. Questo fu per me un'esperienza fondamentale. Lui considerava i teosofi gli unici, ancora leggo, che a quel tempo si interessavano di una seria indagine spirituale. E quindi su questa base di comuni intenti, di comune comprensione, si arrivò a una collaborazione stretta con la teosofia, con i teosofi, e Steiner fu nominato segretario generale della Società Teosofica in tutta la Germania. Quindi un incarico importante che lui tenne per 11 anni, quando poi, come vedremo, seguì vie proprie e proseguì. In questo periodo vennero comunque manifestandosi le differenze. Lui non le nascose mai, queste differenze dalla teosofia, perché Steiner era profondamente cristiano e cattolico anche, e per lui la figura del Cristo è la figura suprema di tutta l'umanità, da sempre. Mentre per i teosofi, che si rifanno molto alle discipline orientali, Gesù Cristo è una grandissima personalità, ma non la figura suprema. È un grande profeta, un grande maestro, come possono essere stati altri, come Buddha, come Mosè, eccetera, eccetera. Mentre per Steiner, Gesù è colui che ha dato l'impulso per sempre all'umanità, da sempre e per sempre. Nessuno, nessuno come lui. E lui dice che, afferma che l'evento del Golgotha, cioè la morte di Gesù, è il punto chiave di tutta la cristianità di tutto il mondo. Su questo non c'era perfetto accordo con i teosofi, anche se poi ognuno seguiva via strada, però fondamentalmente erano d'accordo su altri principi spirituali, anche perché Steiner, per esempio, non vide mai contraddizione tra la fede della reincarnazione, che era ferma, solida e sicura per i teosofi, e il suo credo cristiano. Cioè lui è sempre stato un cristiano che credeva anche nella reincarnazione, che riteneva addirittura una necessità cosmica per evolversi, per migliorare, per crescere. E in piena libertà, infatti, lui diceva che in una vita successiva si può migliorare o si può anche peggiorare a seconda di come uno la vive, di come uno vuole. Però essere consapevoli di questa necessità cosmica è importante per rapportarsi con la propria esistenza e col proprio compito di vita. Quindi Steiner è per 11 anni segretario generale della Società Teosofica. Nonostante questa differenza di impostazione sulla figura del Cristo, la collaborazione è molto buona e Steiner in questi anni compie un lavoro straordinario, ripeto, come conferenziere, perché lui è stato un conferenziere straordinario e ha avuto l'occasione, come segretario generale della Società Teosofica, di andare un po' dappertutto, non solo in Germania, ma in tutta Europa, a parlare e portando avanti anche il discorso suo, che poi il discorso suo si manifestò quando ci fu la separazione della Società Teosofica, separazione che avvenne
fondamentalmente per un motivo, cioè che, come ho accennato anche prima, Steiner aveva maturato il suo pensiero, la sua filosofia di cui ho fatto qualche accenno, quindi la necessità evolutiva, e la reincarnazione come necessità cosmica, la visione spirituale, la crescita interiore che deve essere perseguita, la figura del Cristo come cardine assoluto. E nonostante queste piccole differenze con i teosofi, quindi buona collaborazione, però lui aveva urgenza a un certo punto di mettere a punto il suo insegnamento e di seguire proprio una strada sua che divergeva un po' da quella della teosofia, pur senza essere in contraddizione. Poi ci fu un episodio che coinvolse un personaggio molto noto e molto amato, che è morto non moltissimo tempo fa, che è Krishnamurti, Yuddha Krishnamurti. Krishnamurti era all'epoca un ragazzino di 14 anni che era stato scoperto dai teosofi in India, nel quartier generale vicino a Madras, a Chennai. Ed era stato riconosciuto dai successori di Madame Blavatsky come un personaggio straordinario, come destinato, è un bambino di famiglia modesta, era figlio di un teosofo indiano che era segretario presso il quartier generale della società teosofica. Era senza la mamma, aveva molti fratelli, quindi erano stati accolti al quartier generale della società teosofica quasi per compassione. Però questo ragazzino 14enne, magro, smunto, spaventato perché appunto era morta la mamma da qualche anno, aveva tanti fratellini, cambiamento di casa, povertà, eccetera, eccetera, fu subito riconosciuto dai teosofi, che alcuni di loro avevano una bella veggenza, come un grande maestro spirituale, colui che sarebbe stato un grande oratore, un grande maestro spirituale, cosa che in effetti è stata, però loro si spinsero al punto di parlare per lui di ritorno del Cristo, quindi una cosa veramente molto forte che suscitò lo sdegno di parecchi teosofi, i quali diedero le dimissioni, e anche fornì a Steiner l'occasione per separarsi dalla società teosofica, perché lui non poteva, era questo estimatore della figura del Cristo, non poteva pensare, accettare che un ragazzetto di 14 anni indiano fosse un Cristo, diciamo così, reincarnato. Quindi lui si separa dalla società teosofica. È interessante sapere, magari nella prossima serie parleremo anche di Krishnamurti, interessante sapere che Krishnamurti stesso rifiutò questo ruolo messianico una volta diventato ventenne, cominciò a capire di cosa si trattava. Lui fu fatto studiare dai teosofi, diventò in effetti un grande maestro spirituale, ma lui rifiutò assolutamente il ruolo messianico. E quindi anche da parte sua ci fu un po' un periodo così di difficoltà con la società teosofica proprio appunto per questo motivo. Comunque ritorniamo a Steiner, il quale si separa dalla società teosofica e comincia il suo cammino. E lui getta le basi in alcune pubblicazioni della sua antroposofia, si chiama il suo movimento, che è la scienza dell'uomo. Antropos in greco vuol dire uomo, la scienza, la filosofia dell'uomo. L'antroposofia, quindi ricordiamo questo termine che è importante, che è strettamente legato a lui. E lui intanto si è fatto tanti seguaci per questi 11 anni di lavoro, questi 11 anni di conferenza, ha scritto molte opere, ha scritto anche delle opere drammatiche nelle quali i concetti base della sua filosofia, del suo pensiero sono espressi in forma simbolica da personaggi. Lui nel frattempo si è separato dalla moglie che aveva conosciuto, aveva sposato a Weimar e ha conosciuto un'altra signora che poi gli è stata utilissima, è stata veramente la sua compagna fino alla fine, perché era una donna, Marie von Sievers si chiamava, coreografa, danzatrice, attrice, che gli fu utilissima, gli fu di grande stimolo e di grande ispirazione nel periodo clou, diciamo, della sua vita, dove veramente mise a fuoco tutti i suoi grandi pensieri. Quindi lui si servì molto dell'arte. Anche nelle scuole steineriane l'arte ha una grandissima importanza, quindi già ci pensava da solo questo amore per l'arte. Poi gli stimoli avuti da Marie von Sievers lo portano a rappresentare questi concetti di spirituali, questi concetti di crescita, di evoluzione, eccetera, eccetera, attraverso delle drammatizzazioni. E per rappresentare questi drammi, e come sede, insomma, di tutte le sue attività, delle sue pubblicazioni, si rende necessaria avere una sede propria. Lui prima prendeva Nolo, teatri di qua e di là, sale, a un certo punto anche i suoi seguaci gli mettono a disposizione delle cifre, collaborano e dice creiamoci una nostra sede. La sede fu in maniera non casuale, ma si rivelò dopo provvidenziale, individuata
in Svizzera. Siamo nel 1913, cioè alla vigilia della Prima Guerra Mondiale. Viene offerta a Weimar un territorio vicino a Basilea, in un paesino che si chiama Dornach, che è tuttora il centro delle attività steineriane. E Dornach, che io sono stata varie volte, è un bellissimo posto in una zona molto tranquilla, non molto edificata, senza fabbriche, terreno ondulato. E Steiner lo visitò, trovò questa zona particolarmente carica, particolarmente intensa e adatta, e decise di accettare questo dono. E quindi lì si creò una grandissima gara, chiamiamo così, di persone che da tutta Europa venivano per collaborare alla costruzione di questo edificio, che lui chiamò il Goetheanum, cioè in onore di Goethe, il grande poeta che lui amava tantissimo, chiamò Goetheanum questo edificio. E il primo Goetheanum, perché ce ne sono stati due, il primo Goetheanum fu quello che rivelò tutta la creatività di Steiner, perché lui per questo edificio si rivelò architetto, pittore, scultore, fece di tutto, decoratore. Era questo Goetheanum, che non esiste più perché si bruciò, era tutto di legno, dipinto con colori naturali, e lui si rivelò pittore, appunto colori naturali ricavati dalle erbe, dalle pietre, eccetera. E un edificio di grandissima spiritualità, era fatto con due cupole, tuttora ci sono nel nuovo Goetheanum due cupole, che uno rappresenta la materia e l'altro rappresenta lo spirito. È tutto fortemente simbolico e il luogo dove l'oratore parlava, era un luogo di conferenza dove si recitava, era sotto alle due cupole, alla confluenza delle due cupole, perché l'uomo deve partecipare sia della natura umana che della natura spirituale. E qui ebbero luogo, si svolsero per parecchi anni, tutte le attività di Steiner. Tuttora in questo luogo c'è la casa editrice che pubblica le opere, c'è il teatro dove fra l'altro ogni anno viene d'estate, viene realizzato, credo che sia uno dei pochi luoghi al mondo, il Faust di Goethe in edizione integrale, cioè il primo Faust è quello che tutti conosciamo, il secondo Faust è quello filosofico che Goethe scrisse in tarda età e che è molto lungo, molto difficile, beh, stupendo, ma molto difficile da realizzare, però lì viene rappresentato, naturalmente in tedesco, nella forma originale. E poi lì avvenivano i seminari, tanti incontri, conferenze, pubblicazioni e così via. Quindi un luogo ricco di fermenti e di stimoli. E qui veramente si espresse quella che Steiner chiamava la scienza dello spirito. Sembrano due parole in contraddizione, ma non lo sono, perché come ho accennato prima, Steiner tutto quello che intuiva, che vedeva con la veggenza, lo controllava poi oggettivamente, nel concreto, anche con le sue capacità scientifiche. Quindi antroposofia, legge del karma, che comprende l'antroposofia, appunto, il concetto che è legato al cristianesimo fortissimamente, comprende la legge del karma e della teoria delle molte vite. Questo è importante sapere, che Steiner non vide contraddizione, come non vedono contraddizione molte altre persone. E qui mise a punto gli insegnamenti fondamentali di cui ora vi do qualche riferimento. Per esempio, il più noto è il metodo pedagogico steineriano. Lui fu invitato da Emil Molt, che è il responsabile della fabbrica delle sigarette Waldorf Astoria, fu invitato a tenere dei corsi ai suoi dipendenti, come insegnante ai suoi dipendenti, cioè a crescere la loro cultura. E lui mise a punto lì il suo metodo pedagogico, che poi è diffuso dappertutto. Anche in Italia ci sono scuole steineriane che hanno avuto da noi, forse molti lo ricordano, un momento di gloria quando Berlusconi andò al potere più di 20 anni fa e si seppe che i suoi figli seguivano le scuole steineriane, che sono scuole particolarmente interessanti, intelligenti e richiedono molta cura da parte dei genitori, cioè molta attenzione. La scelta, ecco, diciamo, richiede molta attenzione. Però comunque sono diffuse dappertutto, in Germania moltissimo, nei paesi di lingua tedesca moltissimo, comunque anche da noi un po' dappertutto. Il metodo steineriano, sarebbe molto lungo parlarne, però fondamentalmente si può dire questo: come per tutte le attività di Steiner, è un metodo che tiene conto della globalità dell'essere umano, cioè un bambino
il bambino che è un essere composto di un corpo, di un'anima e di uno spirito, l'anima intesa come psiche e di uno spirito, quindi da tener conto di tutto questo. E lui all'inizio nelle scuole steineriane viene data sempre grande importanza alla creatività artistica, che è la base secondo lui un po' di tutto e che lascia libero il bambino di manifestare le sue inclinazioni migliori, poi importanza poi che viene naturalmente condivisa con tante altissime altre materie. Quindi un insegnamento, diciamo, a 360 gradi, bisogna tener conto appunto anche dell'essere umano che è fatto di un'anima e di uno spirito e non solo, e non soltanto di un corpo, quindi è la base di questo. Poi lui mise appunto lì l'agricoltura stanieriana. Oggi si parla tanto di agricoltura biodinamica e pochi si ricordano che quello che l'ha messa a punto è stato Rudolf Steiner. Lui fu richiesto da un gruppo di agricoltori di spiegare a loro come coltivare il terreno, come ovviare ai tanti pesticidi che già loro cominciavano a essere dati, quindi evitare di dare i pesticidi, come mettere in moto la rotazione del terreno in modo da non seminare sempre le stesse cose nello stesso posto e con quali criteri alternare le varie coltivazioni. Quindi fu invitato a fare questo e lui come le sapeva tutte queste cose? Tutte queste cose che lui ha appreso e anche altre che poi dirò, le intuiva con la sua veggenza, le intuiva e poi le metteva in pratica e le controllava. Ma quello che fondamentalmente aveva erano fortissime intuizioni che poi appunto metteva in pratica. E tuttora l'agricoltura steineriana, l'agricoltura biodinamica è quella che si rifà a lui. Ed è bene ricordarsene perché non se ne ricorda nessuno, ma non è giusto perché è lui che l'ha messa in pratica e anche in Italia ci sono zone dove vengano portate avanti le coltivazioni senza pesticidi e soltanto con questa. Io sono stata per esempio l'autunno scorso in Veneto, in una zona di frutteti, di mele, dove c'è tutta una serie di agricoltori che lavorano in questo modo, come pure ho visto in Italia centrale, nella zona di Latina, ho visto in diversi luoghi. In Lombardia pure, viene portata avanti la coltivazione con i metodi biodinamici, che sono anche molto pittoreschi, e che qua sarebbe interessante, casomai se c'è una domanda dopo, se c'è tempo, possiamo dire qualcosa di più, sono molto pittoreschi, ma ci si serve soltanto dell'utilizzo intelligente, creativo, delle forze della natura, delle forze cosmiche unite all'energia della Terra, attraverso metodi che poi eventualmente, se qualcuno chiede, potremo raccontare di più. Allo stesso modo furono messi in atto anche metodiche di tipo medico, perché anche in questo caso Steiner fu invitato a dire qualche cosa dal punto di vista medico. E posso dire solo che c'è una medicina steineriana, c'è la produzione di farmaci di origine vegetale, minerale e non chimica, che si basa sulle scoperte di Steiner, che vengono prodotte adesso nella zona di Bjorn, dove c'è però diffuso un po' dappertutto. Ci sono anche in Italia medici steineriani che seguono questo principio, che è sempre quello di base che ho accennato prima per i bambini, cioè di tenere conto del paziente dal punto di vista fisico, ma non solo, anche delle sue esigenze animiche, cioè psicologiche, e delle sue esigenze spirituali, perché noi siamo un tutto composto di tutte queste cose, quindi anche in questo. E poi lui disse delle cose anche sulla metallurgia, per esempio su come, e a Dornach c'è un piccolo edificio apposito per questo, su come legare pietre dure, pietre preziose con certi metalli per portarli addosso in un certo modo, cioè non è a caso, ecco, che bisogna fare questo. Lui per tutto vide il meglio attraverso questa sua veggenza poi sperimentata. Mentre siamo nel pieno di tutto questo fervore di attività, e lui spesso è assente perché tiene conferenze in tutto il mondo, tutta l'Europa, tutto il mondo no, tutta Europa, tutta la Germania, la Svizzera, l'Europa. Ho accennato prima una cosa, che il Goetheanum è stato costruito alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, e nel 14 scoppia la Prima Guerra Mondiale, la scelta della Svizzera, che sembrava casuale, fu in realtà provvidenziale, perché siccome la Svizzera rimase neutrale durante la guerra, le attività di Steiner poterono continuare tranquillamente. Se invece, come in un primo momento sembrava, lui questa scelta l'avesse fatta per una zona che pure gli era stata offerta, nella zona di Monaco, di Baviera, probabilmente tutto quello che è stato non sarebbe stato, perché in Germania, come sappiamo,
c'era la guerra e quindi c'erano molte limitazioni. Invece la scelta della Svizzera fu veramente provvidenziale. Poi purtroppo successe che una notte questo meraviglioso vetrano di legno dipinto, eccetera, va in fiamme e va in fiamme probabilmente per un dolo, probabilmente l'incendio fu d'origine dolosa. Furono trovati dei materiali che hanno fatto intuire e con una buona certezza che il fuoco sia stato appiccato da persone contrarie all'impostazione spirituale di Steiner e disturbate da questo. Quindi va in fiamme questo edificio in pochissimo tempo perché è di legno, perché è dipinto di colori naturali, perché c'è stoffa, c'è legno, c'è pochissima pietra. Quindi il fuoco divampa, ci sono libri, c'è tanta carta lì dentro. Il fuoco divampa in pochissimo tempo e non c'è niente da fare, non si riesce. Benché siano accorsi tutti, insomma, non c'è niente da fare per fermarlo. E Steiner ha naturalmente un momento di sconforto perché questa era stata la sua creatura, l'aveva costruita con le sue mani, lì era il centro dei suoi interessi. Però non si perde d'animo e immediatamente decide che il Goetheanum deve essere ricostruito. E in questa ricostruzione ha aiuti un po' da tutta Europa, di persone che accorrono perché vogliono sì ascoltare Steiner e udire quello che lui ha da dire, ma vogliono anche dare qualche cosa, cioè vogliono contribuire, come avevano contribuito al primo Goetheanum, vogliono contribuire a ricreare qualche cosa di importante, come è questo secondo. Il secondo Goetheanum, vi dicevo, ho visto questo, è stato realizzato in maniera innovativa ed è forse il primo edificio costruito interamente in cemento armato. Cemento armato, proprio tutto di cemento armato, non un po' di strutture in mezzo ai mattoni, solo cemento armato, quindi molto solido e in forme fluide, non c'è niente di a spigoli, tutto morbido, tutto rotondo, arrotondato, però Steiner stesso disse che la spiritualità del primo Goetheanum non ci sarebbe stata nel secondo. Comunque è un luogo dove si sente che c'è un'anima quando si va. Lì ci so, è questa struttura praticamente fondamentalmente come l'altra, con le due cupole, con questa ardittezza di costruzione enorme, fra l'altro, il Goetheanum, con vari edifici intorno, più piccoli, sempre nello stesso stile, stile tutto particolare ideato da lui. E quindi lì c'è la biblioteca, c'è il teatro, c'è sale conferenze, ci sono abitazioni naturalmente, ci sono laboratori per i medicinali, per l'agricoltura, per la medicina, per tutto, per la pedagogia, quindi negli edifici tutto intorno. Questo meraviglioso paesaggio ondulato e non vedi abitazioni intorno, quindi proprio molto molto bello, interessante. E fu costruito appunto in un paio d'anni. Intorno al 20, 22, 23 fu costruito questo edificio nuovamente. E Steiner fu anche questa volta fu l'anima di tutto, tutta questa edificazione, con l'aiuto di tanti che erano rimasti commossi appunto da quello che era successo e seguaci di Steiner, lettori dei suoi libri, uditori delle sue innumerevoli conferenze. Però purtroppo si avvicina il momento della morte di Steiner, perché mentre il Goetheanum viene completato, la salute di Steiner comincia a declinare. Non si è mai capito di che cosa lui sia morto. Una forma di deperimento, non era vecchio, aveva poco più di 60 anni. Forse il logorio di tutta questa vita, forse un tumore non diagnosticato, una leucemia, non lo sappiamo. Lui è morto nel 25, quindi quasi 100 anni fa, la medicina forse non aveva i metodi diagnostici. Lui cominciò con una stanchezza profonda che cercò di contrastare, continuando il suo programma di conferenze e attività finché fu possibile, poi si mise a letto e non si alzò più. Mise a frutto questo periodo, seguendo, lui viveva lì all'interno del Goetheanum, gli vidi accanto, mettendo a frutto in questo periodo, seguendo, pur stando a letto, i lavori di ricostruzione del Goetheanum e scrivendo la sua autobiografia, che si ferma, come accennavo prima, a 1907, perché poi lui muore, non fa in tempo a finirla. E chi è interessato a Steiner farebbe molto bene a leggerla, perché è un libro importante che racconta proprio tutti gli anni della formazione, non racconta del famoso maestro di cui abbiamo detto all'inizio, perché questo non parla. Però sappiamo che non ne ha voluto parlare, quindi non è una negligenza, è proprio una scelta di non parlare di questo maestro.
però racconta tutto quello che è stata la sua formazione, la sua indole iniziale, la sua capacità di vedere, il suo desiderio di controllare e così via. E quindi piano piano lui si spegne e muore nel 25, nel marzo del 25. E appunto scrive la biografia che cercavo il titolo, si chiama La mia vita, e lo trovate nelle edizioni antroposofiche. La Società Antroposofica ha una sua casa editrice che si occupa di tradurre i libri di Steiner e di pubblicarli. Adesso, fra l'altro, i libri di Steiner sono liberi perché, come tutti sappiamo, dopo 70 anni dalla morte dell'autore, i libri possono stampare chiunque. E quindi, per esempio, io insieme alle Edizioni Mediterranee abbiamo ripreso qualche anno fa l'iniziazione ai mondi superiori, che ho tradotto e corredato di una prefazione. Questo libro va contro a tutto quello che dicono tutti gli iniziati, teosofi compresi, cioè che l'iniziazione, la conoscenza dei mondi superiori è riservata a pochi, è riservata ad alcuni iniziati particolarmente dotati, particolarmente preparati. E Steiner, come molte altre cose, va proprio al contrario, cioè dice che comincia così in questo libro dicendo: in ogni uomo esistono facoltà latenti che possono condurre alla conoscenza dei mondi superiori. Questa è una frase lapidaria. In ognuno esistono facoltà latenti, latenti cioè nascoste, che dormono, che possono portare alla conoscenza dei mondi superiori. Cioè, se ridestate in un certo modo queste facoltà latenti, possono portarci alla conoscenza del mondo spirituale. Lui riteneva che la grande evoluzione scientifico-tecnologica degli ultimi 100 anni, i grandi progressi della scienza, la conoscenza, la comunicazione, calcoliamo che arriviamo fino all'inizio del Novecento, comunque c'era già stata una grande evoluzione rispetto ai secoli precedenti, potessero consentire all'essere umano di adire, di accedere a conoscenze alle quali i suoi predecessori non avevano potuto avere accesso proprio per mancanza della sufficiente evoluzione. E lui in questo libro, i libri di Stein, faccio una piccola parentesi, non sono facilissimi. Il suo tedesco è un tedesco complesso, con frasi molto lunghe, quando ho tradotto uno so che mi sono dovuta arrabattare parecchio per tradurlo. Comunque alla fine è chiaro, se si riesce a tradurlo bene è chiaro ed è commovente dire come quest'uomo abbia tanta fiducia nell'essere umano che possa con le sue forze, con la buona volontà e con i buoni insegnamenti arrivare alla conoscenza dei mondi superiori. L'importante è che lo voglia, che lo desideri e che segua un training che di base è di concentrazione e meditazione con tanti insegnamenti che lui dà, con tanti insegnamenti, con tanti consigli che si possono leggere in questo libro. Adesso naturalmente non è questa la sede, però se uno lo legge trova veramente dei consigli che può mettere in pratica anche da solo, che il libro è una buona guida per andare avanti. Sempre naturalmente che si sia predisposti a questo, che si abbia voglia di farlo, che ci si senta portati e che si abbia la volontà, perché questo non avviene in 5 minuti, si abbia la volontà di proseguire in questo insegnamento e si abbia anche, Stanley lo sottolinea, un tipo di condotta di vita puro. Tipo di condotta di vita che non sia contraria, che non vada contro a quello che nel libro viene raccontato, cioè necessaria purezza d'animo e condotte di costumi che aiuta a raggiungere una maggiore apertura nei confronti del mondo spirituale. A chi mi dice cosa leggere di Steiner, io consiglio di leggere La mia vita, la sua autobiografia, e poi di leggere tra i suoi libri per primo questo. Poi ce ne sono tanti altri su tutti i temi possibili e immaginabili, dalla medicina, tutti i temi di cui abbiamo parlato, la medicina, la pedagogia, l'agricoltura e così via. Poi ci sono testi dove lui parla delle gerarchie spirituali, degli angeli, degli arcangeli, e queste sono cose naturalmente non controllabili. Lui queste le dice, queste cose, le scrive. Come sono le gerarchie angeliche, di questi angeli che guidano la nostra evoluzione. E lui parla, per esempio, che sarebbe un discorso lungo da fare, parla per esempio di divinità che si oppongano all'evoluzione, nel senso che mettano ostacoli alla nostra evoluzione, li chiama le divinità degli ostacoli, fanno sì che non tutto corra liscio,
affinché noi sviluppiamo ali più forti, sviluppiamo una più forte volontà, una più forte energia per andare avanti. Lui dice, se tutto il cammino evolutivo, che è lo scopo del nostro esistere, fosse liscio, noi non potremmo mai crescere abbastanza. Se invece queste divinità degli ostacoli, che hanno un loro ruolo importante, ci oppongano, ci mettono degli ostacoli, delle difficoltà, noi cresciamo di più, perché se dobbiamo tirare un carretto, lui fa questo esempio, e questo carretto è vuoto, noi non facciamo nessuna difficoltà a portarlo avanti. Però se qualcuno lo riempie di pesi, e noi lo dobbiamo comunque portare, i nostri muscoli si rafforzano e cresciamo e ci rafforziamo e diventiamo più forti. Questo esempio è molto banale, però direi molto chiaro. Quindi lui parla anche tanto di divinità, di angeli, di gerarchie angeliche, eccetera. E qui non c'è controllo possibile, chiaramente, perché come fai a controllare queste cose? C'è qualcosa che assomiglia, per esempio, alle gerarchie angeliche di Dionigi Areopagita, che questo è un libro accettato anche dalla Chiesa Cattolica sulle gerarchie, gli angeli, i cherubini, i troni, i serafini e così via. Un po' assomiglia a quello che Daniel dice, però con molta più ricchezza di particolari, molto più dovizia di particolari. E questo non è controllabile, chiaramente, mentre di lui è controllabile quello di cui abbiamo parlato finora, cioè quello che ha a che fare con la scienza, che ha a che fare con la pedagogia e così via, e anche con la ricerca spirituale alla quale lui invita. E questo uno lo può controllare sulla propria persona, se gli insegnamenti che lui dà sono reali e sono perseguibili e sono efficaci. Ma quando ci parla di gerarchie angeliche, certamente un controllo non c'è. Però forse possiamo fidarci, perché su tutto il resto lui ha detto delle cose veramente straordinarie quindi, e controllabili. E quindi forse possiamo dargli fiducia. Adesso vedo se leggo qualche cosa. Buon pomeriggio, buongiorno. Io mi curo con la medicina esteneriana, molto interessante la sua diretta, grazie. E così via. E qualcuno dice di usare la cuffia perché così si sente meglio. Vi dico ancora come lui è morto. Il modo in cui è morto, sono stati descritti in questo modo. Lui ha avuto una morte veramente da iniziato. E questa è raccontata un personaggio che era presente, uno scrittore che scrive anche molto bene. Gli istanti supremi della vita terrena di Rudolf Steiner furono privi di ogni segno di lotta con il fisico, liberi dalle incertezze che accompagnano sovente la morte delle persone. Il suo volto esprimeva pace, grazia, sicurezza interiore, visione spirituale. Incrociò le mani sul petto, gli occhi erano luminosi e rivolti verso mondi ai quali si univa nella visione. Quando giunse l'ultimo respiro, egli stesso chiuse gli occhi, senza che per questo la stanza si riempisse dell'esperienza di una fine, bensì di un evento di estrema spiritualità. I suoi tratti, la forza di preghiera delle sue mani, denotavano una veglia solenne e trasfigurata. La figura che qui giaceva parlava di una veglia ultraterrena, di un procedere verso le sfere dello spirito, così come l'espressione data dai grandi artisti e ai cavalieri che riposano sui sarcofagi medievali fa pensare che essi vedano, pur avendo gli occhi chiusi, e che la loro figura, pur immobile, stia ancora avanzando. Quindi questo paragonare la morte di Steiner alla posizione dei guerrieri dei sarcofagi, degli antichi sarcofagi, che pur a occhi chiusi sembra ancora che vedano e che pur fermi sembra che stiano ancora avanzando. Quindi questa morte così dignitosa, così spirituale di quest'uomo ha ispirato questo singolare paragone. Che dire ancora di Steiner? Io lo apprezzo tanto per le cose che ha detto e in particolare lo apprezzo per la controllabilità, ecco, delle sue visioni, di quello che lui ha insegnato alle persone, di quello che lui ha scritto, che ha controllato sempre tutto perché si rendeva conto che quello che lui percepiva con la sua veggenza non poteva essere accettato così senza controlli, senza commenti, senza niente. Invece lui ha sempre controllato tutto e ha richiamato, ha messo in atto delle attività, delle cose concrete che tuttora, a distanza di 100 anni e anche più, vengano utilizzate e scoperte sempre di più, perché per esempio l'agricoltura di biodinamica eseguita con i metodi steineriani
trova un'accoglienza sempre maggiore. Forse oggi, perché siamo confrontati con la necessità di fare uso di queste cose, visto il degrado dell'ambiente al quale stiamo andando incontro e al quale abbiamo attivamente collaborato per tantissimi anni. Quindi questi consigli di Steiner sono tanto più utili in un momento come questo, come pure la medicina, i farmaci ideati, anche certi suggerimenti di tipo sociale che lui ha dato per tenere la società in stato di tranquillità, di armonia, questi sono stati forse meno riconosciuti, meno seguiti, però anche in questo campo ci sarebbero da dire molte cose. Quindi è un personaggio che ha ancora molte, molte cose da dire. Allora, qualcuno, cioè Dorella, mi dice: parla anche della saggezza dei Rosa Croce. Ne ho letti molti di Steiner, fra questi interessante per me sentire quello che lei sta dicendo, appunto perché è una sorta di ripasso. Un'altra persona ancora dice che si cura con la medicina steineriana e qualcun altro che i figli hanno seguito le scuole steineriane con interesse e con buoni risultati. Quindi abbiamo qualche simpatica conferma. Io vi ringrazio di avermi ascoltato, spero che questo sia stato utile. Se volete fare un ripasso, c'è questo mio libro, I grandi iniziati del nostro tempo, delle edizioni mediterranee, dove ci sono questi ritratti. Io qui in questa serie ho parlato già di Swedenborg e di Jacob Lorber, abbiamo parlato di Kardec, Allan Kardec, il codificatore dello spiritismo, abbiamo parlato di Elena Petrovna Blavatsky e abbiamo parlato di Steiner. Prossimamente alla ripresa, alla fine del prossimo mese, parleremo ancora di Carl Gustav Jung, parleremo di Viktor Frankl, di Gurdjieff, e di qualche altro personaggio che pure figurano nel libro e che racconteremo via via. Sono tutti personaggi che hanno lasciato un'impronta. Chi in uno, chi nell'altro troverà certamente degli spunti interessanti per la propria vita, per andare avanti. Comune a tutti è il desiderio di invitare l'essere umano a essere vigile, a essere attento, a non vivere passivamente, a evolversi, a mettere tutto quello che può nella propria crescita e a diventare, per usare le belle parole di Nietzsche, ciò che in realtà è. Questo può sembrare una cosa assurda, diventare ciò che in realtà sono, ma si capisce facilmente, cioè in nuce, dentro di noi c'è tutto, però non lo sappiamo, dobbiamo scoprirlo, dobbiamo rivelarlo e manifestarlo. Ecco, con consigli, con metodiche, con meditazione e così via, si può riuscire a disvelare questo che abbiamo dentro e a realizzarlo, a manifestarlo anche a noi stessi. Quindi sono sempre insegnamenti importanti per la nostra vita, quindi non solo cose fumose o poco utili nel concreto, ma sempre insegnamenti che dicono una parola importante per la nostra esistenza. Io vi saluto, vi auguro una buona estate, speriamo di ritrovarci dopo, liberi dal Covid e liberi anche di andare in giro e di incontrarci personalmente. Intanto ringrazio chi ha messo a disposizione questi mezzi, Focus, bravissimi, che ci avete dato questa possibilità. Saluti a tutti, a presto e arrivederci alle prossime occasioni. Buona estate.